Il periodo del Covid è stato un periodo estremamente difficile per tutti, in particolare per le strutture e gli operatori sanitari. Come IRCA abbiamo cercato di affrontare fin da subito il percorso in maniera unitaria per tutte le strutture dell'istituto. Tutto il percorso è stato guidato da un'unità di crisi che si è riunita praticamente giornalmente, per tutto l'arco dei 2 mesi, 2 mesi e mezzo che è durata la fase di emergenza più acuta del Covid. Quello che è stato definito fin da subito la soluzione per affrontare la situazione è stato scegliere il lavoro in team, in cui tutti gli operatori che partecipavano fossero coinvolti. Come unità di crisi come direzione ci si è occupati di riorganizzare le strutture, tutte le strutture, sia quelle ospedaliere che quelle residenziali dell'IRCA. Sia per quello che riguarda la creazione di reparti destinati a pazienti Covid, sia per reparti destinati a pazienti non Covid. Questo per garantire l'attività per tutti, anche per i pazienti non affetti che non presentavano patologia e per garantire la continuità del servizio. Il tutto cercando di mantenere il più possibile la sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori. A questo proposito abbiamo anche distribuito i dispositivi di protezione individuale per tutto il periodo dell'emergenza e continuiamo a farlo e abbiamo definito le procedure specifiche per ogni tipologia di attività. È stata fatta la formazione per tutti gli operatori, tutto questo per garantire, per quanto fosse possibile in un periodo di così grave emergenza, la massima sicurezza per utenti e operatori. Abbiamo definito anche percorsi predefiniti e differenziati per tutti i pazienti che arrivano nelle strutture, questo per garantire il massimo della sicurezza. È difficilissimo poter racchiudere l'esperienza del Covid in breve tempo. Posso lasciare due sensazioni. La prima è sicuramente la sensazione di paura che c'è stata all'inizio personale e anche per i familiari, perché comunque noi abbiamo tutti i sanitari una vita anche al di fuori di qua e certamente anche lavorare in un contesto quasi apocalittico, direi, con la città deserta, tutti imbardati al lavoro. La seconda sensazione invece è forse quella più bella, quella positiva comunque di unione, unione che c'è stata sia con i colleghi ma soprattutto anche con il paziente e con i familiari, una cosa che spesso non c'è nella nostra quotidianità e che invece si è sentita veramente tanto, veramente presente, il grande affetto dei familiari e dei pazienti nei nostri confronti. L'esperienza Covid me la ricordo molto bene come è iniziata, era sabato 7 marzo e sono stata una delle prime ad intervenire sui pazienti affetti da Covid-19 e a parte i primi momenti di incertezza, grazie alla formazione, comunque poi all'esperienza maturata tutti questi anni, siamo ritrovati in grado di rispondere a questa emergenza in modo adeguato. Da lì, una volta quindi catapultati in questa realtà parallela, diciamo, ci sono ritrovati tutti a lavorare in un'equipe multidisciplinare e poter così prestare al meglio le cure necessarie ai pazienti, perché l'infermiere non è soltanto il sapere, ma è anche saper fare e saper essere più che altro. La mia esperienza con il Covid la posso definire come una cascata d'emozioni, partendo dalla paura per il contagio, partendo dall'empatia per i pazienti, vedevi la gente che purtroppo ti sfuggiva via dalle mani. E inoltre però è stata anche una bellissima esperienza per quanto riguarda la cooperazione con i colleghi, c'è stata una sinergia tale che ha portato tutti noi professionisti a dare il meglio di noi. Ognuno nel suo piccolo ha creato qualcosa di grande. Poi un altro punto per cui sono felice di aver fatto la mia esperienza nel Covid è che ho visto tante figure professionali lavorare insieme senza nessun intoppo, senza nessuna maldicenza, un'esperienza unica per quanto riguarda questo punto. L'esperienza Covid è stata tanto, è stato un mix di emozioni, sicuramente una grossa esperienza professionale, con tante difficoltà, con tanti dubbi e con tanta crescita professionale, ma anche una grossa esperienza personale, perché all'inizio c'è stata la paura, c'è stata l'ansia, c'è stata
tanta tensione e poi piano piano sono nati altri sentimenti, perché è nata la collaborazione con chi si trovava con te, è nato un feeling, un rapporto speciale con i pazienti, con chi avevi davanti e con chi collaboravi. E quindi è una cosa che tu porti dietro e che spero rimanga sempre comunque nella vita come ricordo, comunque positivo. In pochi giorni siamo stati chiamati a trasformare un reparto. Da una degenza post-acuzia abbiamo trasformato un reparto in terapia intensiva. E voi capite bene quanto impegno, e io ringrazio ancora oggi la direzione, le nostre coordinatrici che comunque sia hanno dato tantissimo, e soprattutto i miei colleghi che veramente è un team eccezionale. Cosa ricordo di quei giorni? Beh, emozioni veramente forti. Ricordo i pazienti, il grazie del paziente, quando comunque sia con le lacrime che lasciava il reparto, i familiari, noi interagivamo con i familiari tramite un tablet, raccontavamo e facevamo vedere il proprio caro e le lacrime che scendevano dai propri occhi. Queste sono le emozioni veramente forti con cui io veramente voglio condividere, Ciao a tutti, sono un'infermiera che durante il periodo dell'emergenza ha lavorato direttamente presso il reparto del Covid. È stata un'esperienza personale molto forte, dove nessuno di noi era pronto ad affrontare questa cosa. Abbiamo affrontato, diciamo, nella maniera più umana possibile questa situazione, perché ci siamo resi conto che i pazienti erano veramente soli, in isolamento, dove non potevano avere nessun contatto con familiari esterni. Quindi, per quanto l'infermiere si prende atto della persona o del paziente a 360 gradi da sempre, in questo periodo siamo stati più che infermieri anche familiari, quindi abbiamo aiutato i pazienti stessi ad avere contatti esterni con delle videochiamate o comunque sia contatti telefonici, e questa è stata un'esperienza molto importante e significativa.